Libertà e partecipazione, cantava Giorgio Gaber, un motto quotidiano per Paolo Saragoni, un pensionato di 76 anni che non ci vuole star proprio a subire passivamente i soprusi della politica. Sta conducendo molte battaglie e aiutando altri cittadini a far valere i propri diritti, mettendo a disposizione la sua esperienza. Dopo aver vinto un ricorso collettivo alla Commissione Tributaria Provinciale ottenendo il rimborso per la tassa pagata al Consorzio Bonifica Valdichiana, è pronto a dare la sua assistenza a chi voglia fare altrettanto. Presso la Copy Service di Via Cittadini ha lasciato alcuni moduli per chiedere il rimborso senza paure e tentennamenti. Stanco di essere suddito del Consorzio, ho voluto, prima di fare il ricorso, ho atteso la notifica del ricorso, non l'avviso bonario, perché l'avviso bonario è solo per prendere, ma buttano queste e la gente è ingenua e la gente ha paura della parola Equitalia, allora paga e così. Però non è giusto, è solo una cosa che a Pisa la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per questo funzionamento di questi consorzi, perché sono consorzi che risalgono dal 1933 sotto l'impero di una dittatura. Però non è giusto a fare una cosa così. Allora io ho fatto il ricorso, come ho detto prima, e l'ho vinto. Io voglio fare la stessa cosa per quelli consorziati che hanno pagato e non hanno il coraggio di chiedere il rimborso. Io mi sono messa di buona lena. Come essendo romagnolo ho il fuoco addosso, ecco. Allora ho detto no, lo faccio. Io chiedo collaborazione, perché la vera democrazia siamo noi queste qui, perché se non si fa così si rimane, è un mondo schifoso. Non bisogna delegare più nessuno, sì delegare, però devono essere persone oneste.